Bentrovati. Oggi al TAR del Lazio c'è stata la prima udienza sul ricorso per il periodo di prova e formazione dei docenti neoassunti e di quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. A impugnare il decreto ministeriale 850 del 27 ottobre 2015 sono stati i sindacati CGL, CISL, UIL, SNALS e GILDA. Sull'udienza di oggi ne parliamo con l'avvocato Tommaso De Grandis, responsabile dell'ufficio legale della GILDA. Intanto, oltre 500 docenti che quest'anno hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già effettuato l'anno di prova e formazione all'atto della loro originaria immissione in ruolo, hanno formato un gruppo su Facebook per protestare contro il decreto ministeriale che li costringe a ripetere l'anno di formazione. Sentiamo l'amministratrice di questo gruppo. La decisione del MIUR è una decisione che ha un effetto retroattivo, quindi assolutamente non conforme a quello che è la normale pratica di legge, che non prevede la retroattività della norma. All'atto dell'assunzione un rappresentante dello Stato, dell'ufficio scolastico provinciale, mi aveva garantito che questo corso di formazione sarebbe stato svolto una volta sola nel corso della carriera. Desideriamo assolutamente che ci venga di venire dispensati dall'odiosa incombenza di dover ripetere un corso di formazione già fatto e quindi di fatto è inutile. Ringrazio per la Gilda TV per l'opportunità fornita di... Da Roma, l'avvocato Tommaso De Grandis. In data odierna è stato mandato in decisione presso il TAR Lazio il ricorso che ha per oggetto l'impugnativa delle disposizioni che obbligano i docenti di ruolo all'anno di formazione. Quindi da qui a qualche giorno si saprà l'esito di questa iniziativa che la Federazione Gilda UNAM, unitamente ad altre sigle sindacali, ha posto in essere verso questa illegittima disposizione ministeriale. Poche parole per dire che la legge 107 non impone quest'obbligo se non una nota e un decreto ministeriale successivi a questa legge, che insieme ad altri provvedimenti che dispongono l'obbligatorietà per i neoammessi in ruolo impongono questa formazione di almeno 50 ore obbligatoria anche per coloro che in ruolo già c'erano. Non curante sia di una precedente circolare del 2006 che chiaramente disponeva in senso inverso, ovvero non obbligava i docenti già di ruolo a fare un nuovo periodo di formazione, sia della normativa sia legata al decreto legislativo 297-94 sia alle disposizioni di ordine contrattuali che alcun obbligo in tal senso impongono, anche perché questa è una materia che il contratto ha devoluto appunto alla regolamentazione con le organizzazioni sindacali, ma unilateralmente il MIUR con il decreto 850 e con la successiva nota inspiegabilmente ha imposto questo obbligo anche a coloro che in ruolo già c'erano e che quindi erano assoggettati alla disciplina sulla mobilità interna dell'amministrazione e non alla disciplina che riguarda i neo immessi in ruolo. Grazie per l'attenzione e un saluto da GTA.